Oggi parliamo 13 novembre di questa immagine, dell'immagine della Madonna del Rosario di Pompei e di come essa il 13 novembre 1875 fu portata in Valle di Pompei. Tutti abbiamo già parlato e sappiamo, tutti sappiamo perché ne ho parlato tante volte, penso che ognuno si sia fatto una cultura anche personale o lo può fare facilmente tramite i siti internet che il fondatore del santuario di Pompei, il beato Bartolo Longo, aveva perso la fede, era nato nel 1841 e mentre studiava a Napoli, intorno ai 20 anni aveva perso la fede, era diventato un praticante di sette spiritistiche. Un praticante di satanismo. Quando si riconvertì alla fede cattolica, lo fece tramite un padre domenicano, padre Alberto Radente, il quale gli fece fare, come disse lui, la sua seconda prima comunione. Però lui era tormentato dagli scrupoli e naturalmente viveva questa fase di tormento e anche di conversione. La viveva nella spiritualità domenicana. Infatti lui aveva fatto i voti come terziario domenicano. E noi sappiamo che il rosario, quello che adesso chiamiamo semplicemente il Santo Rosario, in realtà è un dono dell'ordine domenicano alla Chiesa, è un dono che la Vergine Maria, che Dio tramite la Madonna ha fatto all'ordine di San Domenico e tramite l'ordine di San Domenico a tutta la Chiesa. Ebbene, lui, Bartolo Longo, volle costruire per i poveri di Pompei, per i contadini analfabeti, anche sul piano religioso, volle costruire una piccola cappellina. Dopo la sua conversione e quando era presa dallo sconforto, sentì una locuzione interiore che le diceva, una voce, se vuoi salvarti propaga il rosario, perché è promessa di Maria. Chi propaga il rosario sarà salvo, promessa di Maria a San Domenico. E allora inizia a dire i rosari in questa cappellina, ma in questa cappellina mancava un quadro della Madonna del Rosario ed ecco che si offre una ex suora, attenzione, Suor Concetta dell'Itala, era stata cacciata dal monastero, ma era una santa suora, era stato chiuso il suo monastero nel 1866 a seguito delle leggi eversive dello Stato italiano, per cui tantissimi monasteri e conventi erano stati chiusi e le monache, soprattutto le monache, ma anche i frati non sacerdoti erano stati rimandati a casa. E lei, pur portando l'abito, stava a casa sua e custodiva questo quadro molto rovinato, tarlato, della Madonna del Rosario. Ebbene, parlando questa suora domenicana, che non stava più in comunità, ma che stava a casa sua, parlando con il beato Bartolo Longo, lei si offrì di dare questo quadro che possedeva a casa sua, nella sua cameretta, di darlo gratuitamente. E quindi questo quadro avvolto in dei lenzuoli, portato in un carro di letame, pensate un po', arrivò a Pompei il 13 novembre 1875. E come appena fu appeso alla cappellina, il soprannaturale si manifestò, si scatenò, potremmo dire, il soprannaturale. Miracoli straordinari cominciarono ad avvenire per intercessione della Madonna che si serviva di questo quadro. Dicevo che era un quadro rovinato e accanto alla Vergine c'era San Domenico, ma non Santa Caterina, era Santa Rosa. Il beato Bartolo Longo poi fece restaurare questo quadro fu restaurato e lui volle che fosse dipinta Santa Caterina invece di Santa Rosa
E questo perché lui volle fare due feste alla Madonna di Pompei, del Rosario, una a ottobre, la prima domenica, e l'altra invece a maggio, l'8 maggio, proprio a ricordare San Michele Arcangelo, e la novena a San Michele Arcangelo dell'8 maggio inizia il 29 aprile, cioè nella festa di Santa Caterina. Una cosa che testimonia il beato Bartolo Longo è che quando fu ridipinto, restaurato il quadro, quindi furono tolti i segni dei tarli, la tela fu riparata, il quadro, ecco, la Madonna, dice lui, ci mise del suo, cioè il volto di Maria cambiò miracolosamente, cambiò improvvisamente e si abbellì da se stesso. E quindi quando noi guardiamo questo quadro che è diffuso in tutto il mondo, questa immagine, ricordiamoci che è una immagine che Maria predilige per donare le sue grazie. Anch'io ne ho fatto esperienza e mi ricordo una volta chiesi una grazia grandissima alla Madonna, feci la novena, recitai la novena e il settimo giorno della novena, quella scritta proprio dal beato Bartolo Longo, fui esaudito. Regina del Santissimo Rosario di Pompei, prega per noi.